La corretta unità della massa atomica, secondo me, Romano Amodeo. Per unità della massa atomica, UMA, la dimensione unitaria riferita al chilo è di 10 alla meno 28 kg e bisogna partire da questa dimensione unitaria. Infatti, una unità di massa atomica è 1000 unità di massa della particella atomica. Dunque, 10 elevato a meno 31 kg, unità della massa della particella, per 10 al cubo particelle, è 10 alla meno 28 kg e rappresentano il valore esatto dell'unità della massa atomica. Dire che l'unità della massa atomica, un UMA, ha la dimensione unitaria 10 alla meno 28 kg, significa dire che il prodotto tra una unità di massa atomica materiale e una unità di massa atomica antimateriale è la massa unificata in 1 per 10 alla meno 28 kg. Oggi, alla dimensione di 10 alla meno 28 kg, un'unità di massa atomica è invece considerato 16,6056, un valore errato, perché le quantità decimali, che sono 0,6056 per 10 alla meno 28 kg, appartengono all'antimateria di una unità di massa atomica, essendo relative a 16 elevato a meno 1, ossia al tempo sedicesimo della quantità intera materiale nel valore intero, che è giustamente conteggiato 16. La quantità 16 elevato a meno 1 in assoluto, ossia un sedicesimo, è 0,0625, ma in una unità di massa atomica appare lo 0,6056. Significa che c'è uno 0,5431 di vincolo unitario che si frappone. 0,5431 è infatti tutto il vincolo unitario di 0,54, che riguarda una candela nella sua dimensione millesima, 10 alla meno 3 dell'unità della sua massa, più 3 millesimi, che sono l'unità della massa millesima, nelle tre componenti x, y, z dello spazio, più un decimillesimo, che è la realtà 10 alla meno 4 unitaria di 10 alla 4, trinitaria nello spazio e unitaria nel tempo. Quindi è tutto il vincolo. Il vincolo unitario in 0,5431 si impone a 16 elevato a meno 1, a questo sedicesimo che è uguale a 0,0625, e lo presenta unitario in 0,5431 più 0,0625, che si somma in 0,6056. Si impone e non si sottrae, perché un negativo che si sottrae a una potenza negativa in verità non le si sottrae, ma le si somma. Infatti, in algebra, una quantità meno sommata ad una quantità meno raddoppia la quantità negativa. Infatti, 10 elevato a meno 0,625 per 10 elevato a meno 0,5431 è uguale a 10, la cui potenza
ha nell'esponente la somma tra meno 0,625 e meno 0,5431, ossia è il 10 elevato a meno 0,6056. Questa azione in potenza negativa è antimateriale, ma è osservata nell'azione uguale e contraria materiale espressa nell'inverso dell'unità e diventa in tal modo quel valore più 0,6056 che si somma ai 16, ma che rappresenta i sedicesimi integrati del vincolo unitario dimensionale relativo a questa dimensione dell'unità della massa atomica. Di conseguenza è un valore senza dubbio da escludere oggi dalla massa, perché riguarda il quantitativo antimateriale, come ho spiegato e ripeto. Il valore unitario alla dimensione di chili 10 alla meno 28 riguarda per l'unità della massa atomica il prodotto materia-antimateria. Questo prodotto si differenzia in una unità che assume il valore di 16 sedicesimi e che contiene il 16 intero come il valore della massa materiale e i sedicesimi conteggiati in maniera unitaria aggiungendo il vincolo nella quantità decimale, ma la quantità decimale esprime proprio i sedicesimi che rendono l'unità della massa atomica diversa dal numero 1 e che le attribuiscono la quantità intera 16. Quindi non si possono aggiungere i sedicesimi ai 16, perché è vero, il ciclo intero materiale antimateriale presenta uno dopo l'altro i due cicli, ma noi quando ne vediamo uno attraverso l'altro dobbiamo escludere l'uno, perché sta all'origine della evidenza solo dell'azione uguale e contraria che assume la forma di materia.